Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. In questo nuovo video vi racconto la storia di quello che è stato il killer più temuto e spietato nelle carceri italiane. Vi racconto la storia di Pasquale Barra. Pasquale Barra è stato il braccio destro e grande amico del capo della NCO, Raffaele Cutolo. Barra era talmente legato a Raffaele Cutolo che è impossibile raccontarvi la sua storia senza parlarvi del professore. In questo video vi farò scoprire anche qual è stato l'omicidio più cruento che ha commesso Pasquale Barra mentre era detenuto. Vi do un'anticipazione, non si tratta dell'omicidio di Francis Turatello. Allora ragazzi, in questo video vi racconto la storia di Pasquale Barra, che è stato il killer più feroce delle carceri italiane. Pasquale Barra è nato a Ottaviano il 18 gennaio del 1942. Crebbe proprio per le strade di Ottaviano, che è un piccolo comune situato in provincia di Napoli. Il suo più grande amico, fin dai tempi dell'infanzia, era Raffaele Cutolo. I due erano molto uniti. Crebbero insieme, si confidavano di tutto e insieme affrontavano le difficoltà della vita. Pasquale Barra si sposò ed ebbe quattro figli. Raffaele Cutolo e Pasquale Barra erano uniti come due fratelli ed entrambi negli anni 60 ebbero i loro primi guai con la giustizia. Agli inizi degli anni 60, Pasquale Barra venne arrestato per tentato omicidio. Venne liberato nel 1970. Nel 1963 Raffaele Cutolo aveva una ditta per il noleggio delle auto, ma la ditta era abusiva. Un giorno, mentre stava percorrendo le strade di Ottaviano a bordo della sua auto, per poco non investì una bambina di 12 anni. Scampato il pericolo, la bambina iniziò a gridare contro Raffaele Cutolo. Cutolo fermò l'auto, scese e iniziò a sua volta a prendersela con la ragazzina. Lì sul posto c'erano anche i parenti della bambina, che, vedendo quello che stava accadendo, aggredirono Raffaele Cutolo. In quel momento, in quella strada, stavano passando due ragazzi che stavano andando a lavorare. Uno dei due si chiamava Mario Viscido. Mario, vedendo la rissa, intervenne per portare la pace. Ma proprio mentre Mario stava intervenendo per far calmare la situazione, Raffaele Cutolo tirò fuori la pistola e iniziò a sparare. Colpi in pieno Mario Viscido. Il ragazzo morì sul colpo. Raffaele Cutolo, resosi conto di averla fatta grossa, scappò, ma poi, dopo 2 giorni, si consegnò ai carabinieri. Una volta in carcere, Raffaele Cutolo incontrò una persona che cambiò per sempre la sua vita. Incontrò Paolo De Stefano, che era il capo di una delle cosche più potenti dell''ndrangheta calabrese. Nel 1970, Raffaele Cutolo venne liberato per la decorrenza dei termini della custodia cautelare. Appena venne rimesso in libertà, riallacciò i contatti con il suo amico Pasquale Barra. Nel 1970 si trovava in libertà anche Paolo De Stefano. A quel punto, Raffaele Cutolo e Pasquale Barra si recarono in Calabria e si incontrarono con i fratelli De Stefano. E con l'aiuto dei fratelli De Stefano misero in piedi un traffico di sigarette tra la Calabria e la Campania. È in quel periodo che Raffaele Cutolo e Pasquale Barra vennero iniziati nell''ndrangheta calabrese. Ed è sempre in quel periodo che i fratelli De Stefano convinsero Raffaele Cutolo a creare un'associazione criminale simile alla mafia siciliana e all''ndrangheta calabrese. A frenare i loro piani, però, fu la Corte di Cassazione, che confermò la condanna a 24 anni di carcere per Raffaele Cutolo per l'omicidio di Mario Viscito. Raffaele Cutolo, invece di consegnarsi alle forze dell'ordine, si diede alla latitanza. Il destino di Raffaele Cutolo e quello di Pasquale Barra sembravano essere legati l'uno all'altro. Nella notte tra il 24 e il 25 marzo del 1971, Raffaele Cutolo venne individuato nelle campagne di Nola mentre era a bordo di una Giulia 1600. Appena vide i carabinieri, Raffaele Cutolo si diede alla fuga. E i militari, a bordo della loro autovettura, diedero vita a un rocambolesco inseguimento. L'auto di Raffaele Cutolo venne bloccata nella zona di Palma Campania e a quel punto scese dall'auto impugnando una berretta 7,65 e senza nessuna esitazione sparò contro
i carabinieri. Riuscì a ferirne due, ma poi finì le munizioni e solo a quel punto le forze dell'ordine riuscirono ad arrestarlo. Dopo un po' venne arrestato di nuovo anche Pasquale Barra. I due si ritrovarono nel carcere di Poggioreale. Sembrava che la loro carriera criminale fosse giunta a termine, ma invece fu proprio dal carcere che il loro potere arrivò al culmine. Come vi ho detto, Pasquale Barra e Raffaele Cutolo, agli inizi degli anni 70, erano detenuti nel carcere di Poggioreale. Si trovavano insieme nel padiglione Milano. In quel periodo in carcere, Raffaele Cutolo era tra i pochi detenuti che sapeva leggere e scrivere e quindi aiutava gli altri detenuti a scrivere le lettere che inviavano alle loro famiglie e li aiutava a leggere la posta che ricevevano. Per questo motivo i suoi compagni di carcere lo chiamavano il professore e a Pasquale Barra, che era il suo più grande amico e gli stava sempre accanto, lo soprannominarono lo studente. Raffaele Cutolo notò che i ragazzi che si trovavano in carcere con lui erano ragazzi sbandati, ragazzi abbandonati a loro stessi, ragazzi che non avevano nemmeno la possibilità di pagarsi un avvocato, perché le loro famiglie erano in gravi difficoltà economiche. È a quel punto che Raffaele Cutolo si ricordò dell'idea che gli avevano dato i fratelli De Stefano e decise di fondare un'organizzazione criminale in cui tutti i membri si sentissero parte di un progetto comune. È in quel momento che nel carcere di Poggioreale, nel padiglione Milano, Raffaele Cutolo fondò la NCO. Al vertice di questa organizzazione, con il nome di Vangelo, c'era Raffaele Cutolo. A livello sottostante c'era il grado di Santista. Il Santista era il braccio destro di Raffaele Cutolo. E nel carcere fu Pasquale Barra a ricoprire quel ruolo, mentre fuori dal carcere a ricoprire il ruolo di Santista fu Vincenzo Casillo, detto Onirone. Pasquale Barra venne nominato anche capozona di Ottaviano. Nel giro di breve tempo, Raffaele Cutolo diventò il capo di una delle organizzazioni criminali più potenti d'Europa e Pasquale Barra fu il suo killer più spietato. Pasquale Barra poi venne trasferito nel carcere di Benevento ed è lì che commise uno dei suoi primi omicidi. Nel Natale del 1974 uccise un tale Domenico De Caro. Per questo omicidio verrà condannato all'ergastolo. Mentre il primo omicidio eccellente commesso dalla NCO fu quello di Domenico Tripodo, che era un potente capobastone dell'Andrangheta calabrese. Verso la metà degli anni 70, in Calabria, era scoppiata la prima guerra di 'Ndrangheta. Da una parte c'era la famiglia dei De Stefano, che voleva emergere, e aveva intenzione di espandersi nella zona di Reggio Calabria. A Reggio Calabria c'era la famiglia dei Tripodo, che si opposero alle mire espansionistiche dei fratelli De Stefano. La famiglia Tripodo era guidata dal boss Domenico Tripodo, che era uno dei più potenti capibastone dell'Andrangheta calabrese. Ci furono oltre 200 morti in due anni. Tra le vittime ci fu anche Giovanni De Stefano, mentre venne ferito Giorgio De Stefano, che era il capo dell'Andrina. Verso la metà degli anni 70 venne arrestato Domenico Tripodo e venne rinchiuso nel carcere di Poggioreale. I De Stefano colsero l'occasione a volo e chiesero al loro alleato, Raffaele Cutolo, di eliminare il loro nemico numero uno. Cutolo accettò di aiutarli e il 26 agosto del 1976 fece eliminare Domenico Tripodo mentre era ricoverato nell'infermeria del carcere di Poggioreale. A uccidere il boss calabrese furono Salvatore Esposito e Agrippino il Fince. Pasquale Barra non partecipò a questo omicidio. Anche se non ha partecipato all'omicidio di Domenico Tripodo, Pasquale Barra ha commesso molti altri delitti. Durante un'udienza di un processo che lo riguardava, Pasquale Barra ammise di aver ucciso 67 persone durante la sua detenzione. Sinceramente in rete non sono riuscito a trovare un documento in cui dica quanti omicidi abbia commesso Pasquale Barra, ma credo che con la sua dichiarazione abbia un po' esagerato. Signor Presidente, io durante la mia collaborazione, siccome io per le carceri ho fatto 67 omicidi,
io personalmente, per le galere e per le carceri, con lei ero un agonista. Oltre la mia collaborazione ho voluto parlare ancora di 800-900 omicidi. Facile tu, puoi sfuggire qualche dichiarazione. Sì, adesso. Mentre nel 1978 Raffaele Cutolo scappava dal manicomio di Aversa e iniziava la sua latitanza, Pasquale Barra era rinchiuso nel carcere di Trani. In cella con lui c'era anche Antonino Cuomo, che era il compariello di Raffaele Cutolo. In quel periodo, nel carcere di Trani, arrivò anche Lucio Grimaldi. Lucio Grimaldi era il braccio destro di Salvatore Serra, detto Cartuccia. Cartuccia era il capozona di Pagani ed era un rivale di Raffaele Cutolo. Antonino Cuomo disse a Pasquale Barra che bisognava dare un avvertimento a Lucio Grimaldi e che bisognava ferirlo a una gamba senza eliminarlo. Antonino Cuomo fece intendere a Pasquale Barra che anche Raffaele Cutolo era d'accordo. A quel punto Pasquale Barra agì e ferì in modo lieve a una gamba Lucio Grimaldi. Lucio Grimaldi, dall'infermeria del carcere, avvisò il suo capo dell'accaduto. E Salvatore Serra, per vendetta, fece sparare in una gamba a Enrico Barra, che era il figlio di Pasquale. Il ragazzo allora aveva circa 17 anni e non c'entrava niente con la camorra. Quando venne arrestato Raffaele Cutolo e seppe dell'accaduto, rimproverò in modo severo Pasquale Barra. Presidente, io in 1979 fui rimproverato da Raffaele Cutolo. Rimproverato dopo il suo arresto, perché io il 1979 mi trovavo al carcere di Trani insieme ad Antonino Cuomo, il quale, non è che io vorrei prendere le difese, io vi sto dicendo la realtà, lei mi ha fatto giurare e mi deve sentire, il quale Antonino Cuomo mi dice: è arrivato il braccio destro di Salvatore Serra, sarebbe Lucio Grimaldi, bisogna accoltellarlo, non ammazzarlo, darlo solo un avvertimento. Io, sapendo che Antonino Cuomo, quello che io ho ammazzato nel carcere di Pocioreale in gennaio del 1980, era compariello a Raffaele Cutolo, pensai, per dirmi questo, il compariello di Raffaele Cutolo vuol dire che Raffaele ne ha conoscenza. Ed accoltellai a Lucio Grimaldi. Seguitemi attentamente. Accoltellando a Lucio Grimaldi, andò all'ospedale. Lucio Grimaldi lo fece sapere al suo boss Salvatore Serra. Giusto? Salvatore Serra, per ricambiare l'azione a Pasquale Barra, mi fece sparare mio figlio Enrico, e ancora oggi cammina zoppo. Poi si è imbiccato il Serra nel carcere di Ascoli Piceno perché non aveva scappatoio, perché sapeva che dove andava moriva. Se lo prendevo io lo avrei ammazzato subito. Quindi. Forse è con questo episodio che i rapporti tra i due iniziano a inclinarsi. Antonino Cuomo non se la cavò con un semplice rimprovero. Oltre all'episodio dell'accoltellamento di Lucio Grimaldi, Antonino Cuomo iniziava a dare fastidio nella zona di Castellammare di Stabia, che era il territorio del potente boss Michele D'Alessandro. Di sua iniziativa minacciava i commercianti del posto. Lo stesso Raffaele Cutolo, durante un processo, disse che Antonino Cuomo mise una bomba in una filiale della Fiat. E a causa dei danni causati dalla bomba, la filiale fu costretta a licenziare oltre 60 operai. Fu lo stesso Raffaele Cutolo che pagò i danni e fece riassumere gli operai. Io non avevo da adesso, poi signor Presidente le chiedo scusa, perché mi ripeto, sto male, poi lei fa un riassunto. Barra ero più amico di Cuomo che mio, era una cosa, tant'è che a Trani, come ha fatto accoltellare un certo Lucio Grimaldi, che non è l'ultima arrivata comunque, poi come avevo perso la testa comunque, no? Facevo un sacco di, perché io non mi nascondo dietro un dito che io sono stato quello che sono stato, comunque l'ho detto altre volte, credo a questa corte comunque. Come per dire, fatto mettere un sacco di bombe a Castellammare, perfino alla succursale della Fiat, facendo licenziare 60 operai, che io ho dovuto aggiustare, io, senza prendere soldi, vi potete informare, basta che si inserivano gli operai a lavorare, insomma era incontrollabile comunque, non era più.
Ma la goccia che fece traboccare il vaso fu quella di aver lasciato nella sua cella documenti che riguardavano la NCO. Quei documenti vennero trovati dalla polizia durante una perquisizione. Inoltre vennero trovate delle lettere in cui Antonino Cuomo si lamentava in modo pesante di Raffaele Cutolo. Questa sarà un'imprudenza che Antonino Cuomo pagherà con la vita. Il 28 gennaio del 1980 Pasquale Barra eliminò Antonino Cuomo nel carcere di Poggioreale. Quella di Antonino Cuomo fu un'esecuzione violenta. Secondo me è stato l'omicidio più violento e cruento commesso da Pasquale Barra. Ecco cosa avvenne. Alle 13.40 del 28 gennaio del 1980 Antonino Cuomo stava passeggiando nel cortile del carcere di Poggioreale. Aveva capito di essere finito nel mirino di Raffaele Cutolo e per questo motivo guardava molto attentamente tutti i movimenti che avvenivano intorno a lui. Ad un tratto vide che Pasquale Barra e Raffaele Catapanno si avvicinavano a lui in modo molto minaccioso. Antonino Cuomo capì che i due volevano ucciderlo e iniziò a scappare per il cortile del carcere. I due killer subito lo presero e lo massacrarono a colpi di pugnale. I due killer gli inflissero oltre 40 coltellate. Quando ormai Antonino Cuomo era morto, Pasquale Barra inferì sul cadavere prendendo a calci la sua testa. E mentre prendeva a calci la sua testa, sembra che diceva nei confronti del morto: "Guarda, sono Pasquale Barra". L'omicidio avvenne davanti agli occhi degli altri detenuti. Soprattutto avvenne davanti agli occhi degli agenti della polizia penitenziaria, i quali non riuscirono a intervenire in tempo. Sulle 13.40 del 28 gennaio 1980, Cuomo Antonino viene massacrato a pugnalate all'interno del cubicolo di passeggio sito nell'ambito della sezione differenziata. Presenti al fatto, agenti di custodia dall'altro, da un lato, dall'altro lato invece presenti dei detenuti che insieme al Cuomo, Barra e al Catapano erano scesi per il passeggio. Parlerò del Catapano soltanto incidenter tantum, perché la questione del Catapano si è risolta con questo patteggiamento. Gli agenti presenti in loco, in primo luogo l'agente Spina, successivamente l'agente Pollastro, poi gli altri, rendono concordemente una dichiarazione. Dichiarazione che poi diventa il palo al quale, secondo me, restano legati gli imputati. Dichiarazione in virtù della quale si evince che il Barra ed il Catapano, dopo di aver inseguito, quindi è evidente che il Cuomo fuggiva davanti e i due lo inseguivano, riescono a stringere il Cuomo in un angolo prospiciente il cancello del cubicolo e lì lo colpiscono con 50 coltellate, con 49 coltellate. Lo colpiscono per di più con dei calci alla testa quando ormai il probabilmente già cadavere, il Cuomo si era abbattuto al suolo e Barra, nello sferrare l'ultimo calcio che poi verrà rilevato dal medico legale in sede di esame necroscopico, pronuncia anche delle parole che non si è capito bene, delle quali non si conosce il significato, pare, perché in qualche posto gli atti processuali lo si legge: "Io sono Raffaele Barra". Questo dicono gli agenti di custodia, ma non è sufficiente questo ancora ad incastrare il Barra alle sue ben precise responsabilità. Responsabilità che, oltre ad evincersi dalla prova specifica, si evincono dalla prova generica, ove si tenga conto che dalla necroscopia ordinata sul cadavere del Cuomo vengono rilevate le 49 coltellate, vengono rilevati i colpi di calci alla testa. Giusto un mese dopo venne eliminata anche Carla Campi, che era la moglie di Antonino. La donna, quando venne eliminata, si trovava in compagnia del figlio. Sembra che Carla, quando venne uccisa, si stava recando in procura per rivelare ai magistrati i segreti della NCO che gli aveva riferito il marito. Raffaele Cutolo dedicò anche una poesia al figlio di Antonino Cuomo. La morte gli ha preso prima il papà e poi la mamma, ma la legge della camorra, spietata e crudele, non perdona i traditori. Purtroppo i genitori
erano maestri di tradimento, infamie, calunnie. Bimbo, testimone innocente, cresci sano e diverso, dimentica tutto per una vita migliore. Nel 1980 Raffaele Cutolo dedicò una poesia anche a Pasquale Barra. La poesia si intitola Omme Camurra. Ma prima della poesia, Raffaele Cutolo scrisse una serie di pensieri dedicati sempre a suo amico, pensieri che riguardavano il tradimento. Un uomo deve stare attento, soprattutto quando entra nella sua vita un amico, perché in esso si può celare un potenziale nemico. Una serpe infida che entra nella tua casa e come tale si deve schiacciare, senza pensarci sopra, altrimenti questa ti morderà. Non pensarci, caro Pasquale, se un amico cambia bandiera è perché significa che non era degno di avere il nostro rispetto, la nostra stima, la nostra venerazione, ma soprattutto la nostra sacra amicizia. Dindo paese o chiamavano studente, faccia zumbate, nessuno la passa. Si tene faccia pure una truppa, tira a mano e fa sempre la stessa mossa. Tome una curtolla a scassà, sotto il pulmone. Cata vena tos. Il 17 agosto del 1981, nel supercarcere novarese di Bado e Carros, venne commesso quello che viene ricordato come il più atroce omicidio compiuto in un carcere. Quel giorno venne ucciso il boss Francis Turatello. Francis Turatello è stato il capo incontrastato della mala milanese per tutti gli anni 70. Gestiva bische clandestine e ha guadagnato miliardi di lire con lo sfruttamento della prostituzione. Compiva rapine e sequestri di persona. Francis Turatello venne arrestato il 2 aprile del 1977 e agli inizi degli anni 80 venne trasferito nel carcere di Nuoro e lì venne ucciso. Ad uccidere materialmente Francis Turatello furono in quattro ed erano Vincenzo Andraus, Antonino Faro, Salvatore Maltese e Pasquale Barra. L'omicidio avvenne nel cortile del carcere. Le cose andarono così. Vincenzo Andraus e Pasquale Barra immobilizzarono Francis Turatello e Antonino Faro e Salvatore Maltese lo accoltellarono. I due lo colpirono talmente forte da sventargli il fegato. L'omicidio avvenne nel cortile del carcere, davanti agli altri detenuti, soprattutto davanti agli occhi delle guardie carcerarie, che non riuscirono a intervenire in tempo. I due lo colpirono con oltre 40 coltellate. I colpi vennero infetti con una forza tale da sventare il fegato di Francis Turatello. E da qui nacque la leggenda che dice che Pasquale Barra, dopo l'omicidio, mangiò il fegato di Francis Turatello. Ragazzi, non è vero niente. La direzione del carcere disse che l'omicidio avvenne in pochi minuti, quindi i quattro non ebbero il tempo materiale per inferire sul cadavere. Inoltre, ad assistere all'omicidio ci fu un testimone d'eccezione, ed era il terrorista Pierluigi Concutelli. Concutelli, quando parlò dell'omicidio, affermò che non ci fu nessun vilipendio del cadavere. Anche la autopsia escluse che il fegato di Francis Turatello o altri organi interni fossero stati presi a morsi da qualcuno. L'autopsia disse che gli organi interni di Francis Turatello erano stati fatti a pezzi dalla forza dei colpi ricevuti. Pasquale Barra e Salvatore Maltese, quando divennero collaboratori di giustizia, si accusarono sì dell'omicidio, ma hanno sempre negato di averne mangiato gli organi interni. Anche Vincenzo Andraus, quando parla dell'omicidio di Francis Turatello, nega che Pasquale Barra ne abbia mangiato il fegato. Non si è mai saputa la verità su chi sia stato il mandante dell'omicidio di Francis Turatello. Sono circolate solo tante versioni. Vincenzo Andraus disse che a organizzare l'omicidio fu lui per un regolamento di conti. Il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta disse che a commissionare l'omicidio fu il boss Luciano Riggio per vendicare uno sgarro fatto da Francis Turatello ad Alfredo Bono, mentre Pasquale Barra disse che a commissionare l'omicidio di Francis Turatello fu Raffaele Cutolo perché voleva impossessarsi degli affari che Francis
Turatello faceva nella zona di Milano. Senta, ma lei con chi l'ha ammazzato Turatello? Assieme a chi? Insieme a due siciliani e a Barra. E se Barra è napoletano ed è amico di Cutolo, a me Vincenzo Andraus non me ne frega niente. A me non me ne frega niente. Cioè, ma lei ha detto che l'ha ammazzato perché... Per motivi miei. Ecco, perché Turatello voleva ammazzare lei. E Barra perché poi ha partecipato? Perché Barra è un amico di carcere. In carcere, quando si è in 10-15 in un braccio, per fare una determinata cosa, non bisogna mica essere di un clan tutti quanti. Se quella determinata cosa da tutti quanti è ritenuta giusta farlo, chi se la sente va. Non vuol mica dire perché Barra è di Cutolo, io devo essere di Cutolo per farlo. Non si sa chi era il vero padre di Francis Turatello. Nell'ambiente della malavita girava la voce che il vero padre di Francis Turatello era Frank Coppola, che era soprannominato Frank Tre Dita. Frank Coppola era un boss della mafia italoamericana. Per questo motivo Pasquale Barra iniziò a temere che Raffaele Cutolo lo avesse tradito. Pasquale Barra aveva paura che, di fronte alle pressioni di Cosa Nostra americana e voler sapere chi fosse stato il mandante dell'omicidio di Francis Turatello, Raffaele Cutolo abbia fatto il suo nome e abbia promesso alla mafia americana di punirlo. Pasquale Barra aveva paura che Raffaele Cutolo abbia detto che ad uccidere Francis Turatello era stato lui di sua iniziativa, in modo da salvare la faccia con Cosa Nostra americana. Da quel momento Pasquale Barra iniziò a temere per la propria vita e a quel punto decise di tradire il suo amico Raffaele Cutolo, accettando di diventare un collaboratore di giustizia. Fu grazie alle sue dichiarazioni e alle dichiarazioni rese da Giovanni Pandico e Giovanni Melluso che fu possibile il blitz del 18 giugno del 1983 contro la NCO. Quel giorno vennero emessi oltre 850 ordini di cattura nei confronti di presunti appartenenti alla NCO. Pasquale Barra, oltre ad accusare camorristi, nelle sue dichiarazioni fece il nome anche di persone che erano del tutto estranee alla camorra, come il conduttore televisivo Enzo Tortora. Il pentimento di Pasquale Barra apparve da subito controverso. Un giorno accusava i boss di Ottaviano e il giorno dopo lo difendeva dalle accuse di altri collaboratori di giustizia. Se Cutolo è colpevole, io lo accuso. Se non è colpevole, io, Pasquale Barra, da uomo lo scagiono perché è la realtà. In quanto vi posso affermare, signor pubblico ministero, che lei non lo sa, nel maggio del 1981, Il 28 giugno del 1984 ci fu il primo ed unico confronto in un'aula di tribunale tra i due. Il confronto avvenne durante il processo per l'omicidio di Francesco Diana, che era il consigliere del comune di San Cipriano d'Aversa. I giornali definirono quel confronto come una vera e propria sceneggiata. I due non si scambiarono mai delle vere e proprie accuse, ma solo tante battute. Addirittura Raffaele Cutolo, prima del confronto, diede la mano al suo ex amico. Dopo il confronto, Raffaele Cutolo affermò che Pasquale Barra era diventato pazzo perché assumeva troppi medicinali. Se io ce l'avevo con Barra, quando Barra si è messo a fare il pentito e accusato tanta gente innocente, come senz'altro può accusare anche qualche colpevole comunque, no? Faceva ammazzare i familiari a Taviani, i familiari di Barra sono vive e vegete comunque. Questo per dire, era soltanto una sua paranoia, comunque si era fissata proprio. Addirittura nel 2009, durante uno dei tanti processi che si tenevano contro Raffaele Cutolo, Pasquale Barra negò di conoscere il professore di Ottaviano e ritrattò tutte le dichiarazioni che aveva reso nel passato. Con il tempo Pasquale Barra si rivelò un pentito del tutto inattendibile. In realtà quello di Pasquale Barra non è stato un vero e proprio pentimento, ma una semplice dissociazione da Raffaele Cutolo. Lo stesso Pasquale Barra, per tutta la sua vita, ha sempre continuato a dire di essere un camorrista. Raffaele Cutolo non si è mai vendicato nei confronti del suo ex amico. Pasquale Barra è morto il 27 febbraio del 2015, mentre era rinchiuso nel carcere di Ferrara. È morto a causa di un infarto. Allora ragazzi, anche questo video termina qui. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettetegli un like e lasciatemi un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione. Allora ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!